Dopo Franca Maria Trapani fu la volta di Maurizio Restivo, ma siamo già agli anni 90 del secolo scorso, che anche lui nuclea una storia di 19 brigantesi, vengono analizzate però attraverso i documenti di archivio. Uno dei lavori più importanti è quello dell'amico Valentino Romano, che qualche anno fa, non mi ricordo quando è uscito, questo, ma una decina di anni fa credo che sia uscito, scrisse un libro proprio sulle brigantesi, in cui, attingendo rigorosamente a materiale archivistico, enuclea queste 100 storie di brigantese e poi fa una sorta di catalogazione, ecco questo è importante, perché lui riesce a scovare ben 858 fiancheggiatrici di quelle che con una felice espressione Valentino Romano chiama un popolo senza nome. Quindi abbiamo detto questa differenza da tenere sempre presente fra brigantesse e donne dei briganti. Chiaramente, ogni, come dicevamo prima, ogni banda brigantesca aveva una o più donne, che non erano però quelle che la vulgata storiografica dominante riferisce e considera drulle, ovvero sia delle prostitute che erano lì solo per il sollazzo dei briganti, ma erano vivandiere, erano fiancheggiatrici, erano quelle persone che andavano nei paesi a prendere viveri, a raccogliere notizie per poi riferire, facevano le staffette, come si suol dire, no? Un termine che magari molto, molto conosciuto al movimento partigiano nel corso dell'ultima guerra. Chiaramente anche nella nostra zona, che è l'alta terra di lavoro, era la parte più settentrionale del Regno d'Italia, diciamo grosso modo della zona che va dal Matese, ovvero sia dalla bassa provincia attuale casertana fino a Sole, quindi fino ai confini dell'Abruzzo, anche qui ci sono state delle brigantesse o donne dei briganti, di cui è utile dare qualche cognizione, qualche notizia. Io chiaramente tratteggerò solo brevemente, anche per non togliere spazio agli altri illustri relatori, però tra le nostre brigantesse, ovvero sia le brigantesse del territorio, possiamo per esempio ricordare Rosa Antonucci, che era nativa di Arpino, che era la compagna di Francesco Cetrone, che era di San Donato Val di Covino e che era un luogotenente del famoso Luigi Alonzi, alias Chiavone, a cui oggi l'amico Enrico De Biasi è andato a dare omaggio perché ogni ci va spesso, insomma, lì da quelle zone, le zone di Veroli. E Rosa Antonucci, e questo già vi fa capire qual era la sorte riservata a queste donne, venne uccisa nel febbraio del 1866 a Filentino nel corso di un conflitto a fuoco con la milizia papalina. Poi abbiamo Cristina Cocozza, una ragazza che le cronache descrivono bellissima, che era nativa di Valvoli, che è oggi una frazione di Valle Rotonda, era la compagna di Bernardo Colamattei. Bernardo Colamattei era il brigante di Colle Sabbadio, quindi qui a pochi passi da noi. Fu proprio Cristina Cocozza a indurre Colamattei a consegnarsi alle autorità di pubblica sicurezza, dopodiché di lei si perdono le tracce e quindi non si capisce che fine abbia fatto. E questa è una sorte comune a molte brigantesse. Riguardo a Cristina Cocozza c'è un ritratto assolutamente truculento di Iago Gelli, che chiaramente, come ho detto prima, da prendere con beneficio di inventario, perché questo Gelli era un ufficiale dell'esercito sabaudo, per cui, e quindi regio, per cui è chiaro che partiva da un pregiudizio già assolutamente inaccettabile. Poi c'è Maria Capitanio, che era di San Vittore del Lazio, attualmente l'ultimo comune della provincia di Frosinone, prima di quello di Caserta, che era la compagna di Agostino Luongo. Agostino Luongo era un operaio che lavorava alla costruzione della ferrovia, che però dopo il 1860 decide di andare alla macchia e di diventare brigante e di combattere i piemontesi. Faceva parte della banda Ciccone, la banda di Giacomo Ciccone, o Ciccone a seconda di come le fonti lo trattano, che è un altro capo brigante che era nativo di Caspoli, che è una piccola frazione di Vignano Montelungo, che noi abbiamo riconquistato, abbiamo ribattezzato la Brigantopoli della terra di lavoro, perché è una piccola frazione che avrà 150 abitanti. Attualmente, dove sono nati ben tre capi briganti, compresa Michelina di Cesare, non è una cosa di tutti i giorni. Questa Maria Capitanio, nel marzo del 1868, vede ucciso il suo uomo in un conflitto a fuoco con la Guardia Nazionale di Presenzano. E lei viene catturata.
viene catturata, viene sottoposta, viene condotta in carcere di Serbia, viene processata, però siccome il padre era un agiato possidente terriero, riesce a corrompere i giudici, quindi come si può vedere anche i giudici piemontesi, caro Ornella, si facevano corrompere, perché il denaro corrompe anche i più virtuosi, ammesso che il processo che ce ne siano, e quindi riesce a liberarla da queste, da questo processo, riesce a farla prosciogliere. Con l'avvocato, evidentemente sindaco, è stato molto, molto abile, perché riuscì a far passare la versione che era stata costretta, era stata rapita da questo Agostino Luongo, e quindi era stata costretta a seguire il suo uomo in montagna, quando invece la cosa non era così. Non si sa neanche di Maria Capitanio alla fine. C'è una leggenda che vuole che Maria Capitanio, l'ultimo giorno che doveva stare in carcere, doveva essere liberata, non volendo più tornare al suo paese, perché questo era il dramma delle donne del brigantaggio al femminile. Quando la donna saliva in montagna e andava e diventava brigantessa, poi non poteva tornare al suo consorzio civile, al suo paese, anche perché veniva additata come quella famosa druda di cui parlavano i piemontesi. E quindi la leggenda, non ci sono chiaramente documenti che comprovano questo fatto, però la leggenda vuole che lei l'ultimo giorno, proprio che stava in carcere a Riserve, si sia suicidata in una maniera feroce, ovvero sia spezzò il bicchiere in tanti pezzi di vetro, inghiottì questi pezzi di vetro e quindi si suicidò. Però diciamo, questa è una leggenda che è ancora tutta da verificare. Un'altra brigantessa di cui possiamo dire due parole è Nicolina Iaconelli, che era di Sabbiaggio Saracinisco, paese dove Menarde al di sopra di Cassino, ed è importante questa Nicolina Iaconelli perché era la donna di Domenico Fuoco, che era il taglialegna di Sabbiere Infine, ex sergente dell'esercito borbonico, uno dei briganti più importanti del periodo post-unitario. Anche lei venne catturata a Scifelli nell'agosto del 1865 dai francesi, venne condotta in carcere a Roma e di lì anche di Nicolina Iaconelli si perdono le tracce. Sicuramente però, come avrete già capito dai riferimenti molteplici che sono stati fatti, la figura più importante è sicuramente Michelina di Cesare. Per tanti anni c'era qualcuno che diceva di Cesare, invece il Sanguinetto, no, pare di no, sentire lei il doppio, sono i briganti che ci difendono, sì, devono aver paura. Michelina di Cesare, che nasce a Cascoli di Vignano Montelungo, ed è una vera e propria brigantessa. Ecco, qui siamo di fronte proprio ad una brigantessa che prendeva le decisioni, che collaborava attivamente con gli spostamenti alla banda, con i conflitti a fuoco e quant'altro. Era la compagna di Francesco Guerra, che era un ex sergente dell'esercito borbonico che aveva combattuto con molto valore sul Volturno. Il 30 agosto del 1868 sul Monte Marrone c'è un conflitto a fuoco con i briganti, con i soldati del Regio Esercito e con la Guardia Nazionale. Ciccio Guerra viene ucciso assieme ad altri compagni, mentre Michelina di Cesare rimane gravemente ferita. Nessuno però aveva capito che si trattava di una donna, in quanto vestivano sempre proprio alla maschia. Viene portata nella piazza principale di Vignano Montelungo, viene denudata e allora si accorge che si trattava di una donna. Viene denudata, viene seviziata fino a che non rende l'anima a Dio, e il suo corpo, il segno di ludibrio, viene esposta per 3 giorni interi nella piazza di Vignano Montelungo. Questa era la sorte che i piemontesi riservavano alle donne. Però ripeto, come ho detto prima, questo è un mondo, il mondo del brigantaggio femminile è un mondo ancora tutto da scoprire, da studiare, da valutare attentamente. Anche nella nostra zona ci sono anche delle come subirea di Cesare, ci sono ancora molte cose da cercare di scoprire e di vagliare attentamente. Sicuramente è il dramma del dramma, no? Se il brigantaggio, già come diceva Claudio, è stato un dramma, no? vedere italiani contro italiani, perché si è trattato di una vera e propria guerra civile che tra assopimenti e recrudescenze è andata avanti fino al 1870 ed anche oltre, perché
degli archivi di Stato ci sono documenti che attestano di conflitti briganteschi anche nel 1874, 1876 per esempio. Però capite benissimo che il brigantaggio al femminile è stato ancora un dramma, come dicevo io, un dramma del dramma, perché proprio per la condizione femminile, cioè vedere queste persone che da massaie, da casalinghe, da donne di famiglia si trasformavano in brigantesse, in donne dei briganti, e soprattutto avevano, come Michelina di Cesare, più determinazione, più coraggio, addirittura dei capibanda, insomma, cioè è qualcosa che lascia molto da riflettere. Io concludo con una riflessione, con una proposta, soprattutto alle donne che vedo qui molto presenti in maniera fortunatamente molto numerosa, fortunatamente non brigantesse, quindi non vedo schioppi, per cui possiamo stare tranquilli. L'8 marzo, cara Ornella, è la festa della donna. Giusto? Non la festeggio. Non la festeggia, però è la festa della donna, anche una festa consumistica, diciamo, però è la festa della donna. Si ricordano donne di tutte le razze, di tutte le epoche e di tutte le più svariate circostanze. Perché un anno, magari proprio voi come istituto di ricerca storica di Sicilia, non dedichiamo, o come associazione identitaria Alta Terra di Lavoro, perché non dedichiamo una giornata, ormai l'anno prossimo, l'8 marzo, a una di queste brigantesse? In fin dei conti sono state donne anche loro, forse donne con gli attributi, però sono state più donne, Si può diciamo così. fare. Quindi io, ecco, lascio con questa proposta. Si ricordano tante donne benemerite per l'amore di Dio. Ricordiamo una volta tanto queste brigantesse che sono state, come dire, dimenticate non soltanto dalla vulgata storiografica dominante che le ha volutamente messe fuori, ma che continuano ad essere oltraggiate, come diceva Claudio, con birre che si chiamano Drude, con articoli che non hanno niente a che vedere. Insomma, cerchiamo di restituire a questo.